25 febbraio 2020. Muore Hosni Mubarak, presidente dell'Egitto dal 1981 al 2011. Il faraone che per 30 anni governò il primo paese del mondo arabo, da sempre al centro di ogni equilibrio nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Ufficiale dell'aeronautica egiziana, Mubarak fu il pilota che 6 minuti prima dell'ora stabilita guidò l'attacco a sorpresa che nel 1973 Egitto e Siria misero a segno contro lo Stato ebraico, dando il via alla guerra detta dello Yom Kippur, di cui gli israeliani, contro ogni previsione, riuscirono a rovesciare le sorti. Il fallimento di quell'avventura militare divenne la base per il grande passo che il presidente Anwar el-Sadat e Mubarak prepararono insieme, siglare la pace con Israele, allora guidato da Menachem Begin. Firmato il 26 marzo 1979 a Washington, alla presenza del presidente statunitense, il trattato di pace costituiva il primo riconoscimento dello Stato di Israele da parte di uno Stato arabo, che impostava relazioni bilaterali dopo un ciclo ininterrotto di ostilità e conflitti. Israele accettava di ritirarsi dalla penisola del Sinai, in cambio della libera circolazione delle navi attraverso il canale di Suez. Pochi mesi dopo, il presidente egiziano Sadat veniva assassinato per mano di estremisti islamici. A succedergli Hosni Mubarak. Era il 14 ottobre 1981. Nei decenni successivi, il faraone guida il paese potendo contare su $1 miliardo l'anno di sovvenzioni USA, destinate in gran parte a modernizzare l'esercito. All'improvviso un elemento imprevedibile attraversa la sponda meridionale del Mediterraneo, le primavere arabe. Dopo le proteste di piazza di inizio 2011, Mubarak viene detronizzato e rimosso dal Supremo Consiglio delle Forze Armate. Ma a differenza del tunisino Ben Ali, che fugge in Arabia Saudita, non abbandona la patria. Alla sbarra per l'uccisione di 239 manifestanti nei 18 giorni di rivolta, viene assolto. Condannato poi a 3 anni per sottrazione di fondi pubblici, sconterà la pena ai domiciliari per gravi condizioni di salute. Per i nazionalisti resta il presidente che ha garantito stabilità e crescita economica, governando il paese con la necessaria durezza. Per la comunità internazionale, Hosni Mubarak è colui che ha lasciato in eredità la costruzione di uno Stato solidamente ancorato all'Occidente.